Presidente Stefanelli, una joint venture innovativa. La provincia si mette a disposizione di alcuni comuni per dare loro una mano, sistemare, mettere in sicurezza alcune arterie che un tempo erano della provincia, ora sono di proprietà comunale, però la provincia generosamente dà il suo contributo. Ma io direi che lo dà con senso di responsabilità, investendo insieme ai comuni per migliorare la sicurezza di arterie importanti di collegamento, che non sono arterie dentro le città, ma che collegano zone periferiche della città, zone importanti dal punto di vista della densità demografica, e quindi credo che la provincia continua a svolgere il suo compito anche di ente di area vasta, che oltre a intervenire direttamente lavora insieme ai comuni. A Formia si tratta di una della rotabile, di un'arteria importantissima che è stata restituita dalla provincia anni fa non in perfette condizioni, per usare un eufemismo. A Terracina, il ponte di collegamento tra Terracina e San Felice, che era crollato e che abbiamo installato un ponte mobile anni fa, gliel'abbiamo restituita così, e dobbiamo assolutamente stare vicino al comune di Terracina per ricostruire quel ponte, ripristinare la viabilità fra i due comuni. E tra l'altro insieme a questo ponte ci sarà anche un intervento che ribalterà la condotta fognaria e il depuratore di San Felice dalla costa all'entroterra, quindi è un'infrastruttura importante non solo dal punto di vista della viabilità ma anche dal punto di vista ambientale. A Idri invece andiamo a fare un intervento direttamente noi su una strada provinciale in cui insiste un'area industriale e produttiva importante, che ha importanti capacità di espansione e che purtroppo soffre di una viabilità non adeguata. I tempi tecnici, ci sembra di capire che gli interventi più immediati da realizzare saranno quello della bitumazione di una delle strade, se no una delle più importanti strade di Formia, che è la via rotabile. Allora, sulla rotabile di Formia e sulla Idri Sperlonga, l'ufficio viabilità della provincia si è impegnato entro fine maggio a mandare gli atti alla centrale unica di committenza, che poi dovrà affrontare e gestire le fasi di gara, che hanno dei tempi non propriamente prevedibili. Per quanto riguarda invece il ponte Sisto, c'è un partenariato un po' più complesso, perché c'è l'ANAS che sta terminando il progetto esecutivo e poi sarà il comune di Terracina a mandarlo in gara subito dopo l'estate, perché ovviamente nel periodo estivo va mantenuto il ponte mobile e va assicurato almeno quel minimo di collegamento pedonale fra San Felice e Terracina. Lei ha anticipato che questa joint venture sarà estesa ad altre realtà territoriali, ad altri comuni della provincia, naturalmente tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie della stessa provincia. Ma noi l'anno scorso e anche quest'anno abbiamo un fondo di 200.000 euro di fondi provinciali destinati agli interventi sulla viabilità comunale dei piccoli comuni. L'anno scorso abbiamo distribuito 200.000 euro a 6 comuni, quest'anno rifaremo il bando per altri comuni. Nel frattempo, anche l'anno scorso siamo intervenuti su altre città insieme ai comuni. Il compito della provincia è quello di investire le proprie risorse per migliorare le condizioni di sicurezza. Da sola o insieme ai comuni, l'importante è che si faccia. Mi sembra che oggi sia stata superata per qualche ora la riforma del Rio, cioè la provincia che è veramente concretamente vicino alle realtà territoriali. Ma noi siamo vicino, abbiamo inteso investire sulla costruzione di una provincia come casa dei comuni. La nostra CUC serve 8 comuni, abbiamo messo insieme 13 comuni per la valorizzazione della via Appia, del percorso della via Appia, organizzando insieme tanti eventi culturali. Abbiamo messo dei soldi per la viabilità comunale dei piccoli comuni. Oggi abbiamo dato una mano a dei comuni, a dei territori importanti. Io credo che in questi 2 anni la provincia abbia riacquistato un po' il suo ruolo, diciamo così, di centrale e di ausilio anche alle municipalità. È chiaro che la mancata elezione diretta del presidente da parte dei cittadini indebolisce politicamente la provincia. Però dal punto di vista amministrativo la provincia continua a essere un ente molto forte e soprattutto un ente che sta vicino ai comuni e le aiuta a livello economico, a livello organizzativo e anche a livello amministrativo.